e siamo nella bellissima Napoli in occasione del congresso internazionale Niaba con l'organizzatrice, l'avvocato Antonella Brancaccio Balzano. Allora, intanto Antonella, il tuo ruolo all'interno del Niaba, che è un'associazione importantissima. Certo, Niaba, che è il consiglio dell'ordine degli avvocati italoamericani con sede a DC, ha organizzato la conferenza biennale, quest'anno fortemente voluta a Napoli, e il mio ruolo da consigliere non solo, ma quest'anno sono stata organizzatrice di questa e coordinatrice della stessa conferenza. E quindi tu verrai fortemente voluto questa prima edizione, chiamiamola così, in quella che è la tua città, insomma la tua città d'origine, e ti sei anche avvalsa di un team non indifferente. Certo, sì, come non volere una conferenza in questa città che offre così tanto. In verità avevamo fatto un primo passo nel 2019 quando siamo stati qui con una piccola delegazione a Napoli, e poi Covid ha, diciamo, distrutto un po' tutto, ma noi siamo stati persistenti e abbiamo continuato a coltivare le relazioni, e quindi il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha accolto con molto entusiasmo la nostra proposta, e quindi ci siamo avvalsi di collaborazione di sindaci, questori, ispettori e in più non posso, insomma. Dal 19 al 24 settembre, tanti giorni, un programma articolato, non è facile accontentare tutti, e quindi come hai fatto le scelte, su cosa ti sei basata per realizzare veramente un programma che possa accontentare gli ospiti? Beh, io ho puntato sicuramente sui programmi di corsi di aggiornamento, infatti lunedì, martedì e mercoledì ci sono stati i corsi di aggiornamento, ovviamente che interessano agli avvocati. Però poi ho anche puntato sul networking, e quindi piantare le radici qui con le autorità locali. Infatti abbiamo visitato il sindaco di Napoli, l'ufficio del sindaco di Napoli, della console statunitense, il presidente del consiglio e il questore. Molto importante secondo me, perché avere dei contatti locali è fondamentale se si vuole creare qualcosa di importante. Però non abbiamo rinunciato alla cultura. Infatti lunedì abbiamo visitato la Certosa di San Martino e non abbiamo rinunciato al divertimento, perché ogni sera c'è stata una cena diversa di networking, ma anche una cena che ha dato l'opportunità a tutti di apprezzare il nostro cibo e soprattutto la nostra calorosità. Quando si fa tappa a Napoli, veramente nel mondo conosciutissima e amatissima è Capri, quindi tappa obbligata. Certo, tappa obbligata, infatti domani partiamo presto per Capri per 2 giorni che vedono comunque esperienze istituzionali. Incontreremo il presidente del consiglio locale e il sindaco, però anche un po' di divertimento, di esplorazione, una visita ai giardini di Augusto, una visita in barca il giorno successivo e ovviamente cene di gala che ci permettono di avere dei rapporti con le persone del posto. E al di là di essere organizzatrice, stamattina alla presenza dell'avvocato Tafuri, che è appunto il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, hai relazionato su un tema di scottante attualità, che è appunto quello del rilascio dei visti, e quindi anche la tua preparazione e la tua formazione a servizio dei colleghi. Certo, ho preparato questa conferenza parlando di temi importanti. Innanzitutto quello che abbiamo approfondito è la differenza tra l'amministrazione Trump e l'amministrazione Biden e le nuove norme, e poi abbiamo parlato dei visti, i visti più negati, i visti più richiesti, proprio per dare una guida ai colleghi nel caso abbiano bisogno di un riferimento. E ti troviamo non solo in Florida, c'è questo appuntamento importante anche a Napoli, quindi insomma ho visto anche un po' di cartelloni pubblicitari nella città che ami tanto, quindi significa che continua a crescere il tuo studio e la tua preparazione, e lo fai soprattutto anche per gli italiani che vogliono realizzare il sogno americano. Certo, abbiamo iniziato una grande campagna pubblicitaria che ha visto cartelloni per tutta Napoli, e devo dire che ha avuto anche successo perché abbiamo ricevuto le prime chiamate. La mia intenzione è quella ovviamente di affermare lo studio anche nella città natia, nella città che mi ha formata, nella città che tanto amo.
in bocca al lupo e viva Napoli, viva l'Italia. Certo, sempre, sempre. Io sono un'italiana orgogliosa. Arrivederci, viva l'Italia.